Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Oggi vi presentiamo una funzionalità che, come al solito, c'è adesso, negli Stati Uniti e qui in Italia dobbiamo aspettare. E vabbè, ormai Amazon ci ha abituato. Ma prima di tutto questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mi raccomando, stiamo crescendo molto bene. Continuiamo a crescere tutti insieme, ormai siamo una cosa. Diffondete il verbo, chiamate gli amici, zii, cugini, parenti, gatte, struzzi, quelli dell'altra volta. Lasciate anche un bel mi piace, perché è importante anche quello, e commentate anche, ragazzi. Commentate, a noi fa molto piacere quando interagite, commentate. C'è massima reattività da parte nostra, tra l'altro. Adesso poi c'è anche il Black Friday, quindi se vedete qualche prodotto che vi incuriosisce, certo, non da 7.000 euro, perché va bene tutto, non però si può ancora. Siamo ancora abbastanza limitati come budget, però visto che comunque ci aiutate a crescere, a noi fa piacere se ci date qualche suggerimento anche di prodotti che vi interessano. Quindi una volta attivata la campanella, avete finito tutto quello che dovete fare per poter aderire e sostenere il nostro canale, e adesso vi rimane solo da guardare la nostra sigla! Qual è questa famosa funzione della quale abbiamo letto e quindi vi vogliamo subito informare di questa cosa? Vado io? Ah, ok! Anche i possessori di Echo Dot di ultima generazione, senza quindi la possibilità di avere una fotocamera, una videocamera, naturalmente, potranno negli Stati Uniti, beati loro, ma si spera che prima o poi qualcosa perlomeno arriverà anche da noi. Arriverà anche qui da noi. Potranno rilevare la presenza di persone in casa. Come? Il nostro dispositivo andrà a emettere degli ultrasuoni, naturalmente non udibili dall'uomo. Ma Amazon non fornisce precisazioni se udibili dai nostri animali domestici. Partono gli ultrasuoni, colpiscono la persona perché comunque capta l'oggetto in movimento. L'oggetto fa rimbalzare questi ultrasuoni che tornano verso i microfoni, quindi viene percepito il movimento, e a questo punto si possono attivare delle routine tipo accensione delle luci o far partire la musica, eccetera, eccetera. O l'allarme. Diciamo che Amazon la vende più come una routine per poter attivare altri dispositivi domotici, altre apparecchiature smart. Però, come diceva Marco, giustamente, se io la collego all'antifurto di casa, nessuno mi vieta di far partire l'antifurto quando l'attivo e quindi in casa so che non ci devo essere io e passa qualcuno. Questa funzione poi deve essere attivata direttamente dall'utente per questioni di privacy, per questioni di tutto quello che adesso la gente sta facendo mille problemi mentali, poi possono essere consoni, non consoni, eccetera, eccetera, questo lo decidete voi. Però questa funzione, se lo acquistate e quando verrà implementata anche qui in Italia, la attiverete voi nel menu impostazioni. Cosa fondamentale è avere un Echo Dot di quarta generazione. E guarda caso, adesso che stiamo girando il video, c'è il Black Friday in corso e ci sono dei prezzi molto ma molto interessanti per quanto riguarda gli Echo Dot di quarta generazione. Ad esempio abbiamo quello senza orologio, quindi nudo e crudo, a 29,99€, mentre invece la versione con orologio siamo a 39,99€. Con gli stessi soldi comprovate l'Echo Dot di terza generazione fino a poco tempo fa. Ci saranno gli stessi prezzi proprio durante il vero Black Friday? Chi lo sa? Per il momento speriamo. Ci sono. Poi sì, sicuramente, come dicevamo nei video precedenti, adesso cercheranno di smaltire tutte le scorte che hanno di determinati prodotti, perché poi ci sarà il lancio di quelli nuovi che devono rimpolpare le finanze di Amazon, cosa che non è che gli mancano, però. E poi siamo sotto Natale. Quindi questa è una funzione che comunque tanti andranno a criticare sicuramente per il fatto che la nostra assistente vocale ci spia, ci sentono, eccetera, eccetera, però a livello pratico sarebbe veramente comodo, cioè non avremo bisogno neanche più dei sensori di movimento da acquistare a parte, ma sarebbero praticamente integrati, certo, all'interno dell'Echo Dot. Decidi tu cosa si deve attivare nel momento in cui viene rilevata.
Non vi resta, se non siete ancora possessori, di acquistare anche voi un bel Echo Dot di ultima generazione. Approfittate, ci sono questi sconti veramente eccezionali. Esatto, trovate i link qui sotto in descrizione, per poi, nella speranza di ricevere anche noi questi aggiornamenti, come ci sono 8.000 funzioni negli Stati Uniti. E poi magari, chi lo sa, noi siamo rimasti sulle vecchie generazioni, di ultima generazione abbiamo un Echo Show 8, magari più avanti prenderemo anche noi, amplieremo la gamma prendendo magari anche noi l'Echo Dot di quarta generazione. Si potrebbe fare. Vediamo. Fateci sapere se sareste, se l'argomento Echo Dot quarta generazione vi potrebbe interessare, sarebbe uno di quei prodotti che potremmo andare a configurare, testare e farvi sapere com'è. Per tenerlo poi lì da parte, non appena attiveranno questa funzione, tac, faremo il video dedicato. Va bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto, speriamo di essere stati chiari e soprattutto il video lo troviate utile, e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!